estremamente soddisfatto come sindaco della città di Trani di accogliere questa università Pegaso, che ha già individuato una sede legale nella città di Trani di Alto Mare, e che chiede oggi al comune di poter individuare un'aula della biblioteca come sede d'esame. Penso che ciò confermi la natura della nostra città di polo giudiziario, culturale, turistico. Oggi la Pegaso ha aperto l'ottava sede sul territorio nazionale, dopo Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Palermo e San Giorgio, anche Trani. Abbiamo trovato un humus particolare, le istituzioni, le aziende, le associazioni, gli ordini molto vicini, e quindi per la terza missione dell'università l'Ateneo si impegnerà affinché questo territorio possa comunque emergere e formare delle figure professionali che possano quanto più spenderle nel mercato del lavoro. Dobbiamo rappresentare un volano di crescita sul territorio attraverso l'innovazione, attraverso la tecnologia, un nuovo modo di fare università. La nostra piattaforma Learn Management System è adeguata per creare una lifelong learning university, un'università per tutte le età, per tutti gli ordini, per tutte le professioni, attraverso la certificazione di un ambiente formale, informale e non formale. È l'unica tecnologia che può essere definita iUniversity, cioè intelligente, si adatta alle esigenze dello studente, interattiva, che sfrutta il massimo delle potenzialità di tutti i tools presenti nella piattaforma, e indipendente, poiché i programmi sono adeguati ogni 6 mesi in base alle aspettative del territorio e logicamente del lavoro. Questa è un'università che nei primi 6 anni ha creato posti di lavoro, ha creato delle aspettative anche in termini degli studenti, che ormai sono circa 60.000 nei primi 6 anni, spazio dai corsi di laurea ai corsi post laurea. È un'università delle professioni, un'università per tutta la famiglia, e a Trani qui è nata anche per la collaborazione della famiglia con Trondolfo, con cui mi lega un affettuoso rapporto, soprattutto con Domenico, con Nico, con il quale abbiamo anche dato vita a delle importanti società, e referente di tutta la Puglia e della sede di Trani è la dottoressa Mary Pontrandolfo. Con lei abbiamo pianificato una serie di iniziative, delle strategie affinché il territorio possa essere soddisfatto di questa scelta, e sicuramente anche la Pegaso possa dire che finalmente ha portato su un territorio così difficile una Innovation University unica in Italia. Buonasera a tutti, grazie. Questa sera sono particolarmente emozionata, abbiamo raggiunto un traguardo davvero molto importante, il primo grande traguardo. Tutti gli studenti iscritti a Pegaso avranno la possibilità di giocare in casa, quindi di poter sostenere gli esami qui in Puglia, piuttosto che spostarsi a Napoli, Roma, Torino. Ce ne sono ben 8 adesso di sedi dislocate sull'intero territorio nazionale. Io sono davvero onorata di poter rappresentare l'Università Pegaso. Ringrazio il sindaco, l'avvocato riservato, l'amministrazione comunale, le istituzioni pubbliche e private, perché hanno catturato da subito, apprezzato la bontà del progetto. Mi auguro davvero di poter dare risposte concrete al territorio, di poter crescere insieme, di dare davvero risposte a giovani imprenditori, giovani talenti. Grazie, auguro a tutti buon lavoro e buone vacanze.